Sentite, forse se parlo a voce alta è la voce migliore e non viene distorta dal microfono. Allora, intanto diciamo la parte marsicana, grazie, perché tutto sommato diceva il sindaco che noi siamo un po' degli emigranti interni perché lasciamo la nostra sede e andiamo in giro. Devo dire che l'amministrazione con me è stata molto generosa perché in realtà non mi ha mandato in giro, mi ha rimandato a casa, perché molti di voi sanno che mia madre è di Magliano dei Marchi, che io ho passato qui buona parte della mia giovinezza, almeno durante le estati, e che quindi sono legatissimo a questo posto dove ho anche da 35 anni una casa in quel di Ovindoli, e quindi tutto sommato più che un emigrante sono un emigrato di ritorno a casa, e questo mi fa molto piacere. E quando vengo qui nella Marsica e ad Avezzano o nei paesi come Ducchio, a Villa Vallelonga, dove ci sono gli scout di Sora che hanno una magnifica struttura e così dicendo, e io veramente mi sento come a casa mia, e quindi ringrazio di questa accoglienza che è veramente affettuosa e che mi commuove. Ringrazio e saluto tutte le autorità, evitando di nominarle una per una perché tanto qualcuno te lo dimentichi e quindi fa brutta figura, e passo poi a presentare questo libro con più o meno la stessa impostazione che feci a Celano. Io ho voluto, dato che il libro è molto ben fatto e molto chiaro per quanto riguarda la parte della partenza, in queste circostanze invece ho voluto guardare un pochettino al che c'era di dietro a questa partenza, e mi sono scritto, per non uscire fuori dal seminato, non essere troppo lungo e troppo corto, un intervento che vi leggerò. E quindi comincio dal presupposto che il biblico fiume migratorio, che in quasi 100 anni di storia italiana portò all'estero non meno di 20 milioni di italiani, fu lo stato di estrema e assoluta arretratezza in cui, dopo la nascita dello Stato unitario, si trovarono a vivere la gran parte delle popolazioni, soprattutto degli ex stati pontificio e borbonico. Ci fu il fenomeno. Ci fu il fenomeno del brigantaggio, che fu un fenomeno estremamente drammatico e di cui poi Rosolati e Cagnizzaro stanno dando una lettura in chiave femminile che io spero di poter poi presentare al più presto. E questo drammatico fenomeno del brigantaggio non valse a richiamare l'attenzione del governo sulla vera causa della forma di ribellione, e quindi furono questi briganti trattati come taglieggiatori, tagliagole, senza andare a vedere che c'era lì dietro, e quindi ad approfondire le cause. E la letteratura tuttavia era piena ed è piena delle drammatiche descrizioni che accomunano tutte le genti del sud e molte anche del centro. E tanto per cominciare andiamo in Sicilia, dove la drammatica descrizione che nel Gattopardo il Tomasi di Lampedusa fa di donna fugata, del paese donna fugata, assume valore emblematico ed universale. Dice l'autore: intravista nel livido chiarore delle 5:30 del mattino, donna fugata era deserta ed appariva disperata. Dinanzi ad ogni abitazione i rifiuti delle mense miserabili si accumulavano lungo i muri lebbrosi. Cani tremebondi increstavano con agilità sempre delusa. Qualche porta era già aperta ed il lezzo dei dormienti accumulati dilagava per strada. Al barrume dei lucignoli le madri scrutavano le palpebre tracomatose dei bambini. Gli uomini, abbrancato lo zappone, uscivano per cercare chi, a Dio piacendo, desse loro lavoro. Ciovalli, l'inviato del governo piemontese, pensava: questo stato di cose non durerà. La nostra amministrazione, nuova, agile, moderna, cambierà tutto. Il principe era depresso.
Tutto questo non dovrebbe poter durare, però durerà sempre, il sempre umano, ben inteso, un secolo, due secoli.